Ciao, ciao a tutti. Eccomi, arrivo anch'io con i video sul sana di quest'anno. Dico video perché questa volta ho deciso di non farne uno lunghissimo o due lunghissimi, ma di farne di più. Credo che ne verranno fuori dai 3-4 video, non lo so. Vedrò sia perché forse dei video un po' più brevi saranno per voi più facili da vedere, sia perché io ho proprio poco tempo ogni giorno per poterli organizzare, perché ovviamente ho tante idee in testa. Sono stati i miei 2 giorni, perché sono andata questa volta 2 giorni al sauna, sabato e domenica. Ho visto circa una quarantina di stand, quindi potete immaginare quanto c'è da dire e quanto debba io organizzare le mie idee. Avendo appunto poco tempo e per vari motivi lavorativi, appunto ho deciso di, insomma, parlarvi in ogni video di quelle aziende che riesco ogni volta, e non so ogni quanto io riuscirò a pubblicare questi video. Mi piacerebbe pubblicarne uno al giorno. Vediamo, altrimenti, insomma, piano piano arriveranno. E spero che ovviamente vi faccia piacere. Vi presenterò le aziende proprio nell'ordine come sono andata a visitarle, perché per me è anche più facile selezionare poi le foto che vi metterò nel corso di questi video. Appunto, sono stata 2 giorni, 2 giorni belli e pieni, praticamente dedicati solo all'area cosmetica. Se avete visto gli altri miei video dei precedenti anni dedicati al sauna, a volte ero andata anche a visitare l'area alimentare. Questa volta ho scelto di vedere solo quella cosmetica perché è diventata molto più ampia. Da un padiglione ne sono diventati due. Anch'io conosco molte più aziende, e quindi ovviamente il tempo poi è sempre ridotto. Perché io poi, quando vado negli stand, ritrovo quelle persone che poi durante l'arco degli altri mesi sento via email, e si scambiano chiacchiere, non si parla più solo di cosmetici, ci si saluta, quindi il tempo scorre veloce e quindi è abbastanza impegnativo. Per questo ho deciso di visitare solo l'area cosmetica, che comunque mi interessa tantissimo. Quei 2 giorni li ho trascorsi, il primo con Silvia Svitasvanilla 01, la mia cara amica, e anche Mauro di MB Change, e il giorno dopo, invece domenica, solo con Silvia. È anche vero che però sì, loro sono stati, diciamo, proprio i miei compagni di viaggio, di avventura, ma lì poi ci sono stati tanti tanti incontri, non solo appunto con le varie aziende, e con alcuni di loro, diciamo, si sta creando una maggior conoscenza, confidenza, ma è stato proprio una delle giornate di piene di incontri anche con vari YouTubers, bloggers, con quelle che già conoscevo, con persone che non avevo mai visto dal vivo. Ecco, purtroppo ho fatto poche foto con loro, quindi ho poche foto ricordo, però insomma, in quei momenti forse è anche bello mettere da parte la tecnologia e più dare retta alle emozioni che si creano in quel momento. E ringrazio anche, in particolar modo, anche le persone che mi hanno riconosciuta, perché comunque chi mi segue di più anche sui lati social sa, insomma, come sono fatta, anche se qui mostro solo le manine per vari motivi tecnici. E le ringrazio tantissimo. Ecco, quindi ecco, sono state anche incontri con varie ragazze che gestiscono delle bioprofumerie, tra le quali con una, e lei sa chi è iniziata anche una collaborazione, ma questo è un altro argomento, ve ne parlerò più in là. Quindi è stato bellissimo, bellissimo conoscere queste persone dal vivo, che tra l'altro, ecco, con le quali ovviamente c'è una certa empatia, e devo dire che è stato un sauna veramente veramente emozionante. Ora bando alle ciance, perché sì, mi sto dilungando, però vabbè, il sauna è anche questo, non è solo cosmesi o prodotti o novità cosmetiche, anche se queste interessano tantissimo. È anche altro, è anche proprio fatto di persone, è bello. Insomma, di tutto quello che riguarda il mondo cosmetico, anche il mondo del web. Allora, quindi, ecco, inizio a parlarvi un po' di aziende, vi mostrerò quelle che appunto io sono andata a visitare, a conoscerne di nuove,
a vedere le loro novità, però prima di iniziare una piccola chicca, visto che il Sana è dedicato anche all'area alimentare, biologica, ecco, c'è anche tutta quell'area molto interessante che se volete un po' più conoscere, io vi invito a vedere appunto gli altri miei video sul Sana degli anni passati. Insomma, all'ingresso ci hanno regalato questo pacchetto di patatine invitandoci a vedere lo stand che purtroppo appunto poi non siamo andati a vedere, della GoPure, che sono queste patatine di verdura. Queste in particolar modo hanno finocchio, dove sono gli ingredienti in italiano qua, hanno finocchio e patate, in realtà c'è anche la cipolla. Io forse di qua, come vedete, ce ne sono di tante varietà, forse ne avevo assaggiato qualcuna. Ve le faccio vedere perché comunque secondo me sono interessanti, sono uno snack alternativo, ovviamente non da mangiare sempre perché comunque contengono sale, olio, ecco, però può essere interessante. Va bene, chiusa la parentesi molto piccola culinaria, perché appunto a Sana anche dall'aspetto alimentare mostrano le diverse novità che poi varie aziende creano, oppure sì, ci sono anche gli eventi e convegni sulla questione anche dell'alimentazione. Comunque, chiusa questa parentesi, iniziamo finalmente dopo 6 minuti con le aziende. Allora, la prima di cui vi voglio parlare è Maternatura, il cui stand è sempre molto, molto carino, anche fatto con le assi in legno. Noi abbiamo parlato con Yaya, che è molto carina e gentile. Vi parlo intanto delle novità. Allora, sapete che di recente era uscita la linea Uomo Top Men con i prodotti che vedete qua, e loro hanno deciso di iniziare ad ampliarla. Poi, ovviamente, se si tratterà di una linea che andrà, l'amplieranno ancora di più. Al momento hanno deciso di aggiungere una spazzola ovale per la barba. Io, come vi ho detto prima, poi di questi prodotti che non vi posso mostrare qua in video, vi metterò le fotografie che ho scattato in fiera. Quindi questa sarà una prima novità. Poi una seconda novità che riguarda proprio Maternatura e insomma tutti uomini e donne, è il fatto che loro hanno deciso di ampliare le loro linee di capelli. Guardate, è bellissimo, questi disegni sono stupendi. È di creare una linea di capelli che cioè di ampliare in realtà insieme a quelle che già ci sono, come vedete qua, per capelli fini, sfibrati, grassi comfort, ora chimicamente idratati. Loro vogliono ottenere dei prodotti per avere dei capelli, diciamo, belli, leggeri, lucidi, districati attraverso dei cosmetici naturali, performanti, che diciamo creano un po' lo stesso effetto del silicone, ma senza appunto il silicone, che siano anche facili da usare e non solo, ma che sia proprio anche un piacere utilizzarli. Cosa hanno creato? Hanno creato due prodotti della linea, diciamo, volume, proprio dedicata ai capelli fini, con uno shampoo volumizzante alla magnolia che permette anche di strutturare i capelli, e poi questo, il balsamo, quindi il balsamo e volumizzante associati, questo per capelli fini all'elicriso, anche qua per rinforzare e dare struttura al capello. Ma non è tutto qui, hanno anche, vabbè, io vi faccio vedere, questi colori sono bellissimi, aggiunto questo spray fissativo alla rosa per rendere i capelli più elastici, più soffici. Ecco, mi sembrano ovviamente con ingredienti 100% vegetali e anche biodegradabili. Mi sembra una novità molto molto interessante, e ci hanno dato questa carinissima pochette. Se vi ricordate, questa era una pochette che includeva delle mini taglie, perché forse la scorsa estate loro avevano creato queste pochette con le mini taglie per il viaggio. Questo però, ecco, non le venderanno più, quindi termineranno quelle che hanno già creato, che insomma trovate ancora nelle bioprofumerie, e poi non verranno più create. Comunque, all'interno di questa pochette carinissima ho trovato questo che potrò testare, che è il loro famosissimo bagno doccia rilassante alla lavanda, e poi diversi campioncini, tra i quali il fluido nutritivo al Crocus, che era uscito anche di recente, diversi shampoo loro, e poi due maschere, insomma, in pacchi i capelli, la maschera quella famosa anche questa al semigirasole, e poi l'altra alla passiflora. Quindi questi poi li proverò, però ecco,
vi ho dato insomma un po' una panoramica di quello che sta arrivando e di quello che ecco non verrà più prodotto. Altra azienda, Auska. Auska, ovviamente siamo andati a salutare Roberto che ormai insomma cioè, ci conosce, è veramente simpaticissimo, è bravissimo. Auska festeggia i propri 50 anni. E hanno dedicato insomma, il loro Debian alla fondatrice e in particolar modo, diciamo, come novità, beh, a parte che loro poi hanno creato, ma questo può interessare più i venditori, uno stand che mostra tutti i loro prodotti con anche la postazione per i video che mostrano l'azione dei loro prodotti, video che tra l'altro questi mini video si possono trovare nella loro pagina Facebook e anche sul loro sito. Sono anche molto carini e interessanti. E in particolar modo che poi è uscita di recente, loro hanno, diciamo, non è una novità portata al sana perché era già uscito, però insomma, proprio loro questa crema rigenerante mani, l'immagine è sempre dedicata alla loro fondatrice di cui ho avuto un campioncino, questa crema di cui ho sentito parlare benissimo, quindi non vedo l'ora di testarlo. E poi insieme a questo ho ricevuto tanto altri campioncini di maschere varie, rivitalizzanti, nutrienti, la crema contorno occhi, la crema alla rosa per il giorno, questa l'ho già provata, e il balsamo corpo alla rosa, però anche questa mini size di latte corpo a limone, lemongrass come trattamento rinfrescante e che dona vitalità, è una mini size del loro mascara, perché anche qui, se vi ricordate, anche quando ho fatto il video del Cosmoprof ne avevo parlato, loro erano usciti anche con tutta una grande linea di cosmesi del make-up, hanno ampliato, e questo è il mascara a volume che andrò a provare. Io spero che si veda bene perché vedo un po' scuro dalla telecamera. Quindi questo Auska, ovviamente ringrazio Roberto anche per la sua simpatia e il suo calore anche. Poi siamo passati, diciamo, velocemente da Biolou che, allora vi faccio vedere, voi sapete che la Biolou è questa azienda della Nivelle, che crea sia i detersivi alla spina ecologici sia anche i cosmetici. Infatti, in particolar modo, vi ho recensito abbastanza di recente il loro detergente, questo qua, mani e viso. Di recente, accanto alla Biolou, è stata creata un'altra, diciamo, linea o azienda di cosmetici, Tiama. Ecco, al contrario, Tiama. Tra l'altro, ecco, voglio sottolineare soprattutto per chi si è appena iscritto al mio canale, che io queste novità cosmetiche periodicamente ve le descrivo in post specifici che creo nella mia pagina Facebook all'interno nell'album proprio novità cosmetiche, se mai vi metto il link sotto. Infatti di questo che è uscita insomma un mesetto fa, un po' di più, vi avevo già parlato in quei post. Io li scrivo proprio perché così sapete che in un album di Facebook insomma trovate tutte queste novità con all'interno di quello che scrivo nei post i vari link ai vari cosmetici. Tra l'altro io di recente avevo ricevuto il loro latte detergente che sto testando e in fiera Elisa gentilmente mi ha dato anche questo, il balsamo all'iris. Ah, ecco, non vi ho detto che la linea Tiama è, vabbè, lo vedete anche dall'immagine, ha come ingrediente principale proprio quella dell'iris. E Tiama è proprio descrive, diciamo, dalla parola, indica il fatto di amarsi anche attraverso l'uso dei cosmetici. Quindi testerò anche questo, semmai, ecco, quando avrò provato sia questo che il latte detergente che sto già utilizzando, poi vi farò un'unica recensione che riguarda un po' questa azienda. E vabbè, questi due prodotti che io sto utilizzando. Poi siamo passati da Veleda. Sì, devo dire che è stata una chiacchierata molto veloce dove ci hanno presentato, vi metto qui una foto, le due novità che riguardano la linea Kids, la linea bambini, cioè shower e shampoo, uno alla vaniglia e uno all'arancia da utilizzare però dopo i 3 anni perché hanno, mi pare, delle profumazioni e delle ore essenziali che possono essere utilizzate soltanto dai bambini più grandi. Vabbè, io vi faccio vedere il loro biglietto da visita, insomma penso che un po' la conosciate. Abbiamo avuto questi due campioncini, la crema fluida sensitive e la doccia cremosa
al limone, che io non ho mai provato, però insomma hanno detto che hanno buonissima profumazione. Poi dopo Veleda siamo corsi da Essere, intanto a salutare Francesco e a vedere la novità. Allora intanto vi devo mostrare un attimo che, ecco, non vorrei far cadere perché di lato a me c'è il mondo. Siamo andati da Essere, vi volevo mostrare il nuovo Deppian, i colori, perché vabbè, cosmetici e anche implica l'aspetto visivo. Guardate che belli, c'erano pure dei video anche che mostravano tutte queste immagini con i vari prodotti, queste nuvole colorate, stupendo. Questo è tutto il nuovo Deppian di quest'anno, e la novità proposta proprio a Sana è questa qui, che ho ricevuto in omaggio da Francesco, il fluido modellante arancio e aloe. Quindi ha pensato anche lui, come Matte Natura, i capelli. Tante aziende quest'anno hanno pensato ai capelli con questo tipo di dispenser. Io lo testerò, in realtà cercherò in tutti i modi di farlo testare anche a mio compagno, perché abbiamo due tipologie di capelli diversi, così vediamo lui cosa ne pensa. Qua è indicato per capelli ricci e mossi. Io uso spesso il gel per lo styling dei capelli e vi farò sapere. E insieme a questo poi ci ha dato, scusate, lo prendo subito, questa scatolina, ma è stupenda questa scatolina, mamma mia che bei colori, con alcuni campioncini dei loro prodotti principali. Io di Essere vi ho già recensito alcuni loro prodotti che trovate in giro, insomma, nel mio canale YouTube, nelle varie playlist, se mai vi linko qualcosa. Ho anche testato altro che però vi devo recensire, non perché non abbia finito i prodotti, ma perché mi manca il tempo di fare tutte le recensioni, sono un po' indietro. Quindi mi sentirete parlare ancora molto di capelli, perché i prodotti che vi devo recensire riguardano ancora i capelli, sempre di Essere, più appunto questa novità prossimamente, vediamo. Poi Natura Equa, da Natura Equa abbiamo parlato con Luigi, che ci ha descritto le novità che saranno, qua vi metto tutte immagini, un gel al doppio peso molecolare ialuronico, che mi sembra interessante perché il gel, i sieri ialuronici, insomma, iniziamo ad utilizzarli di più. Poi ci sarà una maschera ristrutturante a larga bruna per capelli fini, quindi una maschera che non dovrebbe tanto appesantire, anche se dovrebbe nutrire, e una maschera però anche rigenerante al cocco, questa più corposa, sembra per capelli molto molto più secchi. Poi ci sarà un guanto doccia con doppio lato, che può essere usato in un lato che è al mi pare il lato alla luffa, anche per il viso, e l'altro lato un po' più, diciamo, ruvido e sì, scrappante alla raffia, questo per il corpo, che può essere anche utilizzato in abbinato a un detergente o proprio ad uno dei loro scrub o uno scrub. E inoltre il loro fruttilabbra, questo già però prima del Sana, però ve lo dico, ecco, come novità per chi non lo sapesse. Diciamo, hanno avuto un cambiamento, nel senso che loro, che prima non avevano profumazione, adesso hanno associato ad ogni fruttolabbra un aroma alimentare che fosse, diciamo, corrispondente al frutto del fruttolabbra. I fruttolabbra sono questi burro cacao colorati, ce n'è però pure uno neutro, con vari adesso anche aromi di frutta. E infine poi abbiamo mostrato queste scatoline che vi faccio vedere, bellissime confezioni che possono essere un regalo per compleanni o vari eventi, o anche, ecco, per Natale, perché ovviamente molte aziende hanno iniziato già a pensare al Natale. Poi subito dopo, sì, insomma, più o meno siamo passati da un'altra azienda che io non conoscevo proprio, nel senso, ne ho sentito parlare, la conosceva soprattutto Silvia, quindi ovviamente l'ho seguita perché mi interessava. Allora, l'azienda è l'Alba San, che però distribuisce vari marchi. Allora, vi faccio vedere, questo è il logo dell'azienda, visto che è nuovo, ecco, vi faccio vedere la confezione e vediamo un attimo come le prendo le cose. Una delle, diciamo, dei marchi da loro venduti, un attimo che prelevo tutto, voi sentirete tutti questi rumori di busta. Ok, uno dei loro marchi è la Mommy, che
che può darsi che alcuni di voi abbiano sentito, una marca certificata EcoCert che crea una linea sia dedicata alle mamme incinte in dolce attesa che dedicata ai bambini. Ovviamente non esclude che questi prodotti possano essere utilizzati anche da tutti, soprattutto da chi ha le pelli sensibili. Io sono stata contenta, ecco, di conoscere Ilaria, che è veramente dolcissima e mi ha dato qualche piccolo, questo è il biglietto da visita, qualche piccolo campioncino per iniziare a farmi insomma un po' di idee su questa azienda, come il gel detergente dedicato 2 in 1, l'olio vellutato in gel, hanno una crema intensiva anti smagliature, anti cellulite, la crema nutriente intensiva, questa in inverno la proverò. Al Sana però presentavano una nuova linea che è questa qua, una nuova marca che è Lo Herbal, spero che si dica così, dedicata ai capelli, con ben 7 linee per dedicate ai capelli sottili, ricci e ribelli, grassi, danneggiati, colorati, insomma, di ogni linea è costituita da shampoo, balsamo, maschera e anche prodotti poi comunque per esempio qua ristrutturanti e curativi nel formato, per esempio lo shampoo sia e il balsamo sia da 500 ml, e poi ci sono anche le mini size. Infatti ho ricevuto queste due mini size di shampoo e balsamo per i capelli per dare volume, quindi per i capelli fini. Non li conosco, devo analizzare bene gli inci, dicono che sono senza SLS, siliconi, li proverò e vi farò sapere. Poi siamo già a 20 minuti, allora vi parlo di un'ultima azienda e poi riprenderò con i prossimi video. Allora, l'azienda anche qui che io conoscevo solo perché ho iniziato a sentirne parlare, perché seguivo ma non avevo ancora approfondito, la Oila, che spero insomma anche qua che si dica così, la Oila Monte Carlo, aveva creato proprio un evento dedicato alle bloggers e alle youtubers per descrivere i loro prodotti e le loro novità, ed è stato anche il momento di incontro dove appunto ho potuto incontrare tante persone che, anche se poi vabbè, le ho rincontrate presso anche altri stand, però è stato veramente bello perché c'erano tante ragazze, bellissimo. E allora, questa azienda praticamente crea questi foglietti. Questi, vedete, sono che hanno delle formulazioni naturali, sono un po' stanca. Allora, sul foglietto sono dei foglietti idratanti, praticamente sono dei fogli imbevuti o di burro o di oli o entrambi, tutti naturali, o poi quando ve ne parlerò, perché ho avuto questa diciamo confezione per poterli testare, ve li recensirò meglio. Sono un'idea diciamo molto particolare che adesso sto iniziando insomma a valutare e a comprendere anche un po' di più data la presentazione. Ideali sicuramente per il viaggio, dove non si possono portare pesi, per chi non ha tanta voglia di applicare le creme, perché l'applicazione con una salvietta di oli sul corpo è molto più veloce, o anche in piscina, insomma. Poi tra l'altro si possono o raffreddare in frigo o scaldare su un frigorifero per avere scaldare su un termosifone, per avere l'effetto caldo freddo. Loro diciamo quelli che avevano già creato erano questi. Questo qua, le cocco con l'olio di cocco, il karité con appunto burro di karité, e il caricot con anche vaniglia, olio di albicocca. Invece le novità presentate al Sana sono state queste tre. Allora, questo l'Argan Toile che anti-age con olio di argan, l'Elian Tissue, sono nomi un po' particolari, con antiossidanti e nutrienti con olio di girasole, e lo Sweet Amandine con l'olio di mandorle dolce lenitivo, in realtà anche insomma per diciamo l'olio di mandorle dolci spesso viene utilizzato dalle donne in gravidanza e penso che lo possano utilizzare. Quindi sono molto particolari questi prodotti, totalmente nuovi, mai utilizzati. Ecco, ve ne parlerò meglio quando ve li recensirò, e semmai anche con più calma. Bene,
visto che il video comunque è diventato lungo, chiudo qui e ecco, prossimamente vi parlerò nei prossimi video di tutte le altre aziende. Se volete qualche informazione maggiore su questi prodotti, fatemi sapere, perché semmai appunto sono andata più o meno veloce e spero che questi video vi interessino. Aspetto i vostri commenti e ci vediamo con i prossimi video sul Sana. Ciao!